Ma è una sudata devastante questa roba. Comunque è follia sto gioco, eh. Cioè io mi sto sfondando gli avambracci, eh. Non riesco a fare il fuoristrada. È difficile, Il fuoristrada, il fuoristrada è difficilissimo. Cazzo di sudata! Cambiare marcia mentre derapi, non cambi marcia. Ma non dovresti neanche poter derapare con quella macchina, con quel volante. Perché? E come cazzo fai, Giorgio? L'hai visto? Dai, da Formula 1. E quindi? Non puoi fare, non puoi controsterzare troppo. Al massimo lo giri 360 gradi. Il controsterzo della macchina così lo devi fare di più. Cioè? Che devi controsterzare di più di quanto riesci a fare. E io non so cosa voglia dire questa cosa. Quando drifti? C'è il muso della macchina che punta da una parte e il culo punta da un'altra. Sì. Per mantenere la stessa posizione è tutto un gioco di frizione, acceleratore e controsterzo. Il controsterzo vuol dire che tu punti completamente dall'altro lato con il volante. Sì. Dai gas. Dalla parte opposta della curva. La ballata dietro. Sì. E tu come fai con il volante da Formula 1 a girarlo più di 360 gradi? Non ha la presa del volo della corona tonda. Per quello quando prendi una macchina normale non c'ha quella, ma... Ok, allora un'altra domanda. Perché la frizione? Cosa? Perché prima parlavi di frizione? Per fare la drift up. Perché nella macchina vera, per fare la drift up, per fare la partita di culo, puoi usare sulla frizione. Però là non c'è, qua non c'è. Ok, io non so... Almeno non ce l'ho io. Io non so che hai detto. Sì, ma poi sono tutte cose che imparerai. Cioè, non è io so la tecnica, ma poi mi chiedo fa. Mi butti in mezzo alla strada, né che mi metta a driftare. Hai perso il segreto di 16 da passaggio di difficoltà. Oh, ma che è sta roba? Ma vaffanculo! Tu sei molto amico di Danny. Danny ha fatto la scuola. Era andato a far provarla. Cos'è che ti puoi far dire? Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, cosa. Non vedo niente, ok. Ok, ok. Più tranquilla la situazione. Ok. Non so, io non so che postazione c'ha Giorgio, ma se non sbaglio lui dovrebbe avere la stessa mia. Niente, aspetta. La Formula 1. Lui tra il piede della frizione e quello del freno c'ha un ferro. No. Non hai la postazione da Formula 1. Io c'ho acceleratore, sì, sto steso. Acceleratore, freno e frizione. Eh sì, ma non hai un ferro in mezzo? No. No? E come cazzo si tiene? È una cosa gigantesca che vibra, fa cose. Gigantesca che vibra e fa cose. Sì, fa cose. Comunque, teoricamente io ho la votazione della Formula 1 uguale. E in mezzo alle mie gambe c'è un ferro, come nella Formula 1, che mantiene. Ma non mi gira a volte la macchina. La gente mi sta. I chat mi stanno trollando tutti. Ma a me non gira la macchina. Te l'ho detto, Giorgi. Sono 900 gradi per farla girare. Tu il volante lo fai a 360. Devi cambiare i gradi e mettere 360 nel gioco. Ok, poi lo farò. Mamma mia, sorpasso all'interno. Durissimo questo sorpasso. Ho perso il checkpoint. Ho perso il checkpoint. No, devo riavviare. Aspetta, ma io c'ho il tasto per fare. Qual è il tasto per fare il riavvio? Vorrei farlo senza aiuti. Perché con gli aiuti non devo farmi aiutare. Gli aiuti di chi in gioco? Sì. Ma è difficile. Ripeto, non è neanche un gioco adatto esattamente a fare quello che stai facendo. No, però. Se non ce la faccio adesso, aspetta. Mi mangio il cazzo, Non riesco a fare il fuoristrada. È difficile. Il fuoristrada è difficilissimo. Ma certo, ma sì che lo è. No, per forza, dai, questa è la per forza. No, sbagliavo tutto. Vabbè, non fa niente, non fa niente, si recupera. Ok, ci siamo. Dobbiamo fare il recupero di matto qua. Ma di sconnetto, stavo per pian volo che non avete idea. Arrivavo diretto là. No. Com'è il tasto per riavvolgere? L'ho accettata. Ma perché perdo il controllo fuori strada? Levati! No.
No, no, come checkpoint mancato, no. No, no, ma devo scalare di più le marce. Perché sta Jeep arriva fino all'ottava. Io devo scendere, andare alla terza quarta, fare la curva in terza quarta. Perché sennò non ce la fa. Allora, piano piano, piano piano. Cazzo di sudata! Se ti posso dare un consiglio, considera che la macchina, teoricamente, quando freni, va davanti, punta davanti il muso. Sì. Quindi se ha trazione posteriore, giri più facile quando la butti davanti, e con le marce basse giri meglio. Se invece c'è le marce alte, ha più trazione, perché no, la non ci credo, quando acceleri tira indietro. Devo frenare durissimo, fare bam 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 con la scalata e poi ripartire a stecca. Perché sta... Sì, ma sta macchina... Sì, mate, ma sta macchina scala... Cioè, tipo io accelero, boom, marcia 1, marcia 3, quarta, quinta, sesta. Ma che cazzo è? Settima. Cioè, frate, ma che... Ma scala più forte che hai il freno motore. Quindi ti aiuta da... Cioè? Passare. Che cos'è il freno motore? È il freno motore. Cioè, nel senso, scalando le marce ti aiuta a frenare. Oh, non lo sapevo questa cosa. Ok. Ma delle macchine normali pure. Non lo sapevo questa cosa. Ma non è che se stai in tangenziale fai dalla quinta alla prima, capito? Fai... Sì. Ok. Quindi se scalo le marce di botto mi aiuta. Ma non sfondi tipo la trazione, qualcosa, tipo. Al massimo il motore. Il motore, cioè. Che cosa che ci importa? Che cazzo te ne porta, se è mica la tua. No, dai. Ma chi è manco il carrello della spesa ti farei portare? Che stronzi. Sono tutti così cattivi con me, Marzo. Fai qualcosa. No, non è vero. Marzo, sono cattivissimi. Perché non lo stanno facendo loro? Che se tu li guardassi giocare i giochi che giocano, poi li diretti le stesse cose. Mortacci, basta, vieni a fannovi uno. Una che guardano te. Anche perché tutte queste cose sono quelle che ti servono poco in strada. Nel senso, cioè, non è che Giorgio, appena prende la patente, si mette a driftare per ossia. Lo sai fare perché magari lo sai fare tu, ma per strada non si fa i rincoglioniti. Questa è una cosa che io vi invito fortemente a seguire. No! Sai che ci ho pensato proprio l'altro giorno. Non so perché non c'è la polizia. Che sarebbe però. In sto gioco? Sì, sarebbe figo che tu, capito, magari fai il cazzone per strada e arriva la pula. E quindi ci devi stare tipo attento, così, perché a me piace tantissimo modificarmi le macchine e farmi la guida reale. Se vai in giro che ti fermi i semafori, sorpassa a sinistra. No, non gira! Cazzo, quando freno questa macchina non gira. Faccio rente di un cagare, Cristo, no. Padre. Freno un motore, fratello, è la cosa più difficile del mondo, comunque, eh. E per basche scale. Scala e aiutati a decelerare. Quindi non passare dalla quinta alla prima. Però dalla settima alla quinta magari sì. No, basta che fai, capito, va boom 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 e ti prepari la curva. Ma freno troppo. Aspetta, ma non devo frenare. No, certo, insieme freni, non è che può fare solo quello. Ah, ok. Tengo. No, ma come checkpoint mancato. Prima regola di un pilota, mai frenare in curva. Fuck. Sì, te la dovresti preparare. Ma mi sa che c'è pure Beh che sta guardando. La voglio rifare, ragazzi, la gara. 210.000 punti di derapata devo far per le tre stelle, ma sono arrivato. Ma quello che sta con la Jeep, quella che c'avamo noi su GTA? Ma aggiornano tutte le macchine, ma infatti è figo anche per quello che ti crei le tue. Allora, ma mi conviene scalare marcia per prendere un pochino più di velocità dopo la curva? Se vedo che non sto a tromba con i giri. Ma in realtà l'unica cosa che devi fare è quando esci dalla curva, se vedi che le gomme ruotano per terra e quindi burnouti, alza la marcia. Più è alta la marcia, più trazione ha, perché c'hai meno potenza tutto in te. Più è bassa, più giri e più sgomma. Ma in realtà non dovresti toccarlo l'acceleratore in curva. Non e dovrei? Tutto qua, in tutto deve arrivare forte e va. Ok.
semplicemente che ormai devo derapare pure quando non sto in curva. E così. Mamma mia, quanto sono concentrato! Secondo me è un po' più fedele alla guida rispetto al 4. Però ti dico, anche il 4 per quello che deve fare, perché ripeto, non è un gioco di okay. È un simulativo questo. È perfetto come gioco, sì. È divertente, le macchine sono super fatte bene, la storia forse potrebbe essere un pelino più intrigante, ma... Ok, è il migliore. Mamma mia, sto distruggendo la cinghia del motore, secondo me. Vince! Bravo. E che non è una botta di freno a mano quando arrivi? L'ho data. Mamma mia, sono vinto in derapata, oh! È quel momento! La prima vittoria! Let's go! Le mani! Oh cazzo, le mani!